divertimento, molto vicino alla shootbox o alla box thailandese. In questo caso gli atleti, che come vedete sono protetti da caschetti e guantoni, hanno anche paratibie a protezione degli arti inferiori e dei corpetti protettivi sull'addome e sul petto. Vediamo chi sono. Allora, 75 kg, quindi ragazzoni piuttosto pesanti, due round da 2 minuti. Rudy Licari all'angolo rosso, quindi l'atleta che in questo momento è alla sinistra, alla destra del vostro teleschermo, con corpetto rosso, che viene dall'Accademia delle Arti Marziali di Villa Santa, allenato e preparato dal maestro Emilio Capone, che è il responsabile nazionale per la Federazione Nazionale Sport da Combattimenti proprio per questa specialità, il Sanda, o detto anche kickboxing cinese. All'angolo azzurro Vittorio Cera del Milago Sport Center, del maestro Michele Garofalo. Vediamo un po' cosa stanno combinando i due. Ho visto per adesso scambi di low kick, calci circolari in linea bassa e qualche tecnica pugilistica. Adesso un frontale da parte del Cera, quello tutto nero, diciamo. Due tre piedi massimo. Via! Viene fermato e riparte subito l'incontro. All'angolo Cera, che si difende tirando dei frontali. Buona l'azione, come ecco una fase proprio caratteristica del Sanda. C'era una specie di chiave che potrebbe essere più vicina alla lotta che non agli sport da combattimento. Lunghe tecniche pugilistiche, un buon low kick. E abbiamo un atterramento. Mi è sembrato un poderoso gancio e Vittorio Cera è finito al tappeto. Primo conteggio per questo atleta. Sembra leggermente provato. Gli si è aperto il corpetto, viene quindi, verrà sicuramente inviato, ecco, al proprio angolo per essere sistemato dal suo maestro. Maestro Michele Garofalo gli chiude il corpetto e lo, intanto è una buona cosa per il suo atleta, perché ha opportunità per un po' di recupero, dato che era stato colpito duramente da Rudy Licari, che in questo momento viene inquadrato. Un attimo di stasi, un momento di fermata, bisogna cambiare probabilmente il corpetto dell'atleta. Peccato, perché c'era una buona cadenza, stava andando velocemente e anche il contenuto tecnico, per essere due dilettanti, era discreto, all'altezza della situazione. Purtroppo questi inconvenienti spezzano molto l'azione e rendono un po' meno godibile lo spettacolo sportivo. Speriamo che l'atleta venga presto messo in condizioni di riprendere la sua gara. Dai. Vedete come si è svuotato lo studio di Antenna 3, finiti i fasti pugilistici, quest'ultima gara è rimasta un pochettino così solitaria. Volevo dire solinga. Ecco, scambi pugilistici e abbiamo la fine del primo round. Direi un round abbastanza a favore dell'atleta Rudy Licari dell'Accademia delle Arti Marziali di Villa Santa. Il conteggio sicuramente influirà sul cartellino dei giudici. Ecco riproposte le immagini. Lo kick, vedete il calcio circolare in linea bassa, seguito da un poderoso sganassone, anzi due ganci che hanno messo al tappeto Vittorio Cera del Milago Sport Center. Fortunatamente niente di grave, gli atleti sono completamente protetti, paratibie, caschetti e corpetto, quindi in ogni caso ogni lesione è assolutamente impossibile. Bisognerebbe proprio che uno volasse a grande velocità fuori dal ring, ma questo non è mai avvenuto. Ah, bravissimo, grande partenza. Poderoso low kick da parte di Vittorio Cera, che cerca un po' di rivincita, ma abbiamo subito l'atleta dell'Accademia di Villa Santa che a sua volta riprende in mano il pallino della situazione. Ancora low kick, tenta la corta distanza il Cera, ma mi sembra più preparato fisica e pugilisticamente l'atleta
di Villa Santa. Guardate come box, abbiamo un atterramento, via, e si riparte. Abbiamo ancora lo kick, buon lavoro al corpo e tenta una chiave, un atterramento, insomma una proiezione. L'atleta Cera del Milago che mette a segno un altro poderoso low kick. È ancora un pochettino in difficoltà Cera. Abbiamo una predominanza netta, direi, dell'atleta che entra con un bel low kick dell'atleta Rudy Licari. Ancora all'attacco di pugilato Licari e uno stop su una fase di proiezione. Riparte, tenta un low kick ma va vuoto e viene punito per questo suo errore con uno sventolone di larga linea da parte di Licari. Anche la kickboxing cinese è ovviamente in Italia diffusa e rappresentata dalla Federazione Nazionale Sport da Combattimento, che ha anche il piacere di presentare per la prima volta in Italia e direi in Occidente domenica 12 dicembre alle ore 17 al Forum di Milano Fiori uno spettacolo che possiamo definire veramente unico. Per la prima volta in Europa ed nell'unica tournée italiana di Milano 25 monaci del Tempio Shaolin, i maestri, gli inventori, i padri del Kung Fu cinese. Sarà uno spettacolo grandissimo dove questi 25 monaci faranno vedere anche la parte, diciamo, più interna, l'esoterismo taoista che è alla base della disciplina del Kung Fu. 1500 anni di vita del Tempio Shaolin e ci sarà quindi una prova bellissima. E abbiamo anche la fine di questo combattimento. La prevendita dei biglietti per questa interessantissima riunione di arti marziali sarà anche all'Accademia Europea di Via Melzonova a Milano, sede nazionale della Federazione della FENASCO. E vediamo come finisce questo match. E ecco, attenzione, Vittorio Cera e il suo avversario Licari. Rudy Licari viene proclamato vincitore. Ed ecco su queste ultime immagini che Roberto Giacomelli e Sandro Lo Popolo vi salutano e vi mandano al prossimo appuntamento. Vi ringraziamo. Grazie. E vi salutiamo. Buonanotte a tutti. Alla prossima serata di combattimento su Antenna 3. Buonasera.